Bravo, bravi, 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 ecco, ragazzi. Ecco che bello. Bello rock and roll, ma la voce c'era Justin Bieber. Dai, super master, no? Un bravo rocker, giovane tra l'altro. Grandi, le nuove grandi generazioni del rock and roll. È arrivato il mentore di Ray a proposito di Rezophonic, ragazzi. Ragazzi, ricordate che è uscito il nuovo album di Rezophonic. Compratelo, non lo scaricate, perché se scaricate pure quello siete proprio delle merde. No, quello non si può scaricare. Beh, io tra l'altro, Pino, saluto tutti quanti, sono troppo contento di aver visto questo videoclip e credo che sia il caso di partire proprio da quello. Io arrivo direttamente dagli studi di Morning Glory, dove tutti i giorni conduco questa trasmissione oramai da un anno a questa parte. Sì, è già passato un anno. È già passato un anno, incredibile, davvero. Dicevamo con Cathy prima questa storia del tempo. Ah, sono Cathy, io, Pino, sono al tempo. Ma lo fa un cazzo, ma non me ne accorgo. Salutiamo Cathy. Sì, ciao Cathy. Vabbè, detto questo, sono molto fiero e felice di aver fatto parte di questo videoclip, perché è nato tutto in maniera molto spontanea, Pino, incredibile. Mi hanno chiamato due giorni fa dicendomi: Mario, noi abbiamo fatto questa canzone, vorremmo realizzare un videoclip e ci piacerebbe utilizzare questo, in questo periodo natalizio, questa canzone per raccogliere fondi per Rezophonic. E io ho detto: grazie ragazzi, fatemi sentire il pezzo, che idea avete? Da lì è nato tutto e davvero in due giorni è stato realizzato il videoclip, è stata mixata la canzone, poi c'era Alteria, quando l'ho sentito ho detto: mazza, ma te sei sempre più brava a cantare. Brava, davvero. No, mi sono divertita davvero un sacco a fare una cover di Mariah Carey, mai avrei pensato di farlo. Bello, bello, divertente. E quindi rock and roll al servizio di persone meno fortunate. Tu ne sai qualcosa, perché bello. Tanto di cappello per Rainbow Belize e io mi aggiorno sempre su ciò che stai facendo con questa associazione. Caterina meravigliosa. Torna, quando è il 24? La vigilia. Domani? Sì. No, manca, no, 24 manca un po' di giorni, dai. Due giorni, dopodomani. Dopodomani. Grande, è già Natale, Pino, incredibile. Vabbè. E cosa dire? Grazie ai Good Wines, grazie ad Alteria per aver pensato già solo di fare una cosa come questa. E il videoclip è bellissimo, la canzone merita, è divertente. E la cosa che ci piace dire è che con il sorriso si costruisce altro sorriso, per cui è troppo bello. Ma direi solo una cosa, così ragazzi, insomma, hanno questa informazione: www.goodwines.it. Lì con 2 euro potete scaricare, comprare il brano e appunto il ricavato va ad Amber per Rezophonic interamente. Si poteva mettere su iTunes. Sì, sì, no? Ma è tutto nato in poche ore, davvero, è stata un'idea al volo, volante, ma come al solito le buone le azioni portano cose belle. Dai. Vai Jack! Jacko! Oh! E allora, vabbè. C'è Louis Lamont che scrive: dite ad Alteria che sembra la reincarnazione della figlia di Vanna Marchi. Contenta lei? Sono molto felice di questo messaggio, grazie Jack, potevi anche non leggerla. Mi hanno costretto. Ma a proposito, ma guardavo un servizio. Guardavo un servizio, sembra che la fanno uscire dalla galera, lei è la madre. Sì, sono andata io a contrattare con loro e alla fine. Cioè, allucinante, ragazzi, non c'è giustizia in questo paese. Dopo quello che hanno fatto. Hai capito? Le fanno uscire per far altro danno. Io direi che magari ci guardiamo un bel video. Ci guardiamo il grande Lemmy, sempre il numero uno, Overkill. La famiglia si allarga, sono entrati due babbi di minchia, sono entrati. I due babbi di minchia Natale. Siamo. Buon babbi di minchia Natale. Ciao a tutti. Ciao. Beh, tanto in te, Sì, dai, ricordiamo Classic tutti i giorni fino al 9 gennaio col solito orario. Quattro sì. Volte al giorno, 10, 16, 22 e 4 di notte per chi. Ok? E invece dal 9 gennaio vai tu, dalle 17 alle 17 e alle 23, quindi due volte ci hanno declassato. Quindi voi che vi toccate alle 4, toccatevi alle 23. Dovete usare il mic quello per registrare se volete, guardando lui, che è il bello. Bellissimo. D'accordo. Allora, ragazzi, mi volete con voi con il cappello? Il terzo babbo, vai, terzo babbo. Ecco, vedi? Eccolo qua, vedi? Vai. Ti sta proprio male. Oh, dopo Super Mario e questo cappello, cioè, sarò preso per il culo da tutti quanti come al solito. Vabbè, dai. Oh, a proposito, ragazzi, salutiamo tutti questi, quegli sbarbati che sono in questo bar a Capriate San Gervaso, da Morris, grande in Morris. Provincia di Bergamo, che sono lì a guardarci. Grande Morris, grande. Oh, forza Atalanta, ragazzi, tiratevi su, che so che siete
Insomma, siete stati coinvolti in questa cosa e non c'entrate nulla, per cui io, da grande amante dello sport e del calcio, era meglio non sentirli questi fatti. Vabbè, lasciamo perdere. Oh, io ne approfitto per dire una cosa, posso dirla? Perché prima mi avevate interrotto. Stai parlando siccome... solo tu, Mario. No, aspetta. Siccome io devo raccontare di Morning Glory, che è la trasmissione che conduco, e c'è stato un cambiamento di palinsesto, finalmente potrò dire a giusta causa buongiorno amici di Rock TV, buongiorno amici di Morning Glory e buongiorno amici di Mario Riso. Perché la trasmissione inizia dalle 11 e finirà alle 13, per cui 2 ore di diretta. Non vedevo l'ora, alla grande. Mario, sei inguardabile con il suo cappellino. Vabbè, perché senza che... Vabbè, dai. Cioè, non è che... Aspetta che non c'ho un preservativo. Eccola. Jack! Eccoci. Ciao, ragazzo. Soltanto qualche parola. Grazie per la compagnia che mi tenete, soprattutto nei periodi, purtroppo, sempre più spesso, in cui ci sono cose che non vanno, e oppure che vanno peggio del solito. Credetemi, vi sono grato più di quanto possiate immaginare. Comunque Lee Aaron è una grandissima rocker canadese anni 80 e credo che Alteria non abbia nulla da invidiarle. Buone feste, Andy. Grazie Andy, comunque vado sì, però non ci hai detto come cacchio si chiamava la band, però. No, era proprio Lee Aaron, c'era Lee Aaron, però proprio lei era una frontman canadese. Abbiamo gli esperti di classic con noi. Abbiamo anche passata lì, con Ozzy Osbourne, giusto? No, l'Elita Ford, ignorante, bestia, animale. Vabbè, andiamo avanti. Beh, diciamo che le donne del metal e del rock erano tre, per cui lei è un'altra. L'altra. L'Elita Ford, Aaron e poi... No, Aaron era Pesh. Aaron era Mora, e invece l'Elita Ford... Però vogliamo dire questa cosa, che è vera, che negli anni 80 le donne nel metal, nel rock, non erano accettate proprio per nulla. Cioè, non sembrava c'era che proprio... le mix, le girl school, girl school. No, bella. Lita Ford. Vero, è pazzesco. Del 7. In Italia invece abbiamo la Tatangelo. Ci abbiamo la Seria, Abbiamo la Cri, Cristina Scabbia. È l'ultimo dell'anno con la Pausini. Io ho già comprato il biglietto, tra l'altro. Sì. Vabbè. Mario, ti do la barba. Brava, così ci vuole. Così ci giuriamo ancora di più la storia. Questi maschi metallari. Che bello vedere tutta la famiglia di Rock TV, un canale artistico fatto da persone semplici a rocchettare. Vi faccio super auguri. Io sono Aldo, ho 47 anni e ascolto metal da 32 anni, ma soprattutto gli ultimi 10 anni, da quando ho scoperto questo canale di nome Rock TV. Che passa la vera musica. Grazie di esistere, ragazzi. Grazie a te. Grazie a voi. Se non esistete voi, non esistiamo neanche noi. Questa è la verità. Vi amiamo tutti. Quindi, abbonamenti numerosi. Mi raccomando. Sì, quindi cliccate, comprate Sky. Forza. Solo 718. Gli altri canali sono inutili. Dai, anche 720 di passaggio. Dai di passaggio, dai, così. Ma che bello il 720, oh! Il 720! Il 720! Cioè, YouPorn! YouPorn è su internet, Pino! E allora c'è Salvatore che ci scrive: salve signor Scotto, ma lei ha visto Melissa Satta, quella che, come lei disse, sta con il trapanatore Bobovieri? Adesso sta con Boateng. Come giudica questa storia d'amore? Io, e non è solo questo il caso, non riesco a capire come mai le donne dello spettacolo frequentano solo calciatori e imprenditori, ma con uno spazzino o con un Pino Scotto qualunque, lei che ne pensa? Auguri di buone feste, Salvatore. Ma sicuramente sono tutti innamorati questi, guarda, non c'è dubbio proprio.